Salve a tutti ragazzi, bentornati sulla gang del tubo con Binding of Isaac. Nuova run, l'altra volta abbiamo visto Dash. Oggi sono più interessato a mostrarvi l'altro percorso che ci si era sbloccato l'altra volta. E per farlo dobbiamo scegliere un personaggio. Ora, il personaggio di questa volta può tornare ad essere Isaac. Anche se l'ultima volta con Isaac è stata sfortunata, voglio riprovarci. Seme della run, ZBJC1NKQ. Ok, subito, stanza del sacrificio, me la rischio. Questo nemico al primo piano è una rottura in culo, infatti io già so che potrebbe causarci non pochi problemi. È molto più rapido di noi innanzitutto, poi ha tantissima vita. Ok, ci prendiamo il cuore di fede che poi diventerà mezzo ovviamente, però forse ne valsa la pena. Ecco, il danno con la mosca ce lo fa perdere subito. Il gioco oggi è buono con noi. Io non lo prendo apposta perché voglio conservarmelo per il secondo piano, per avere più possibilità di sbloccare un patto con Satana, ovviamente. Un patto con l'angelo, vuol che sia. Stiamo prendendo troppi danni oggi. Non è una novità, visto che ultimamente ne prendo troppi sempre. Ok, un centesimo. Senza il power up Dead Eye. Non so a che cosa. Ogni tanto speriamo che si... Ah, più colpiamo i nemici, più potenziamo il nostro occhio, tra virgolette. Almeno così mi sembra di capire. Forse man mano che spariamo acquisiamo potenza. Due cure di fede addirittura. E quindi ce li conserviamo, come ho detto prima, per il secondo piano. Sì, dobbiamo, diciamo che dobbiamo far sì che tutti i nostri colpi vadano a segno per essere più potenti. Sì, infatti c'è anche un incremento nel danno, lo potete vedere a sinistra grazie alla mod. Boss, sì, due cuori e mezzo, ecco. Boss di merda questo è. Questo è un boss che non sono mai stato capace di combattere. E infatti siamo già a metà vita e non vorrei morire proprio adesso. E infatti ce l'abbiamo fatta. Prendiamo power up, damage più range up. E ora devo raccogliere necessariamente tutti i cuori di fede che ho lasciato indietro, che sono ben 3, mi sembra. Ok, andiamo sopra, prendiamo il terzo e esploriamo anche l'ultima stanza. Pride. Oh cazzo. Ok, la cosa brutta di Pride è che fa spawnare tutte queste bombe, ma lui non fanno danno. Ok, Anarchist Cook. Cook praticamente facciamo spawnare anche noi tante bombe. Bombe che però a noi possono far danno. Quindi dobbiamo utilizzarlo con più cautela rispetto a Pride. Però io qua la utilizzerei, anche perché c'è una batteria nella stanza precedente. Volevo far esplodere i vasi, è uscito solo, sono usciti solo dei ragni. Potrebbero uscirci anche 25 centesimi da lì dentro, quindi vale la pena a volte. Piano successivo, Dead Eye non mi dispiace. Basement 2, speriamo di sbloccare questo patto con Satana. Ok, chiave necessaria per aprire la stanza del power up, senza dubbio. Prendiamo questo mezzo cuore. Ok, cominciamo a uccidere. Perfetto. Andiamo avanti. Danno da un campione che ci toglie un cuore di fede intero. Questo non ci voleva. Rimane un solo nemico. Se si decide a morire, ecco. Prendiamo il centesimo, stanza del power up. C'è Ghost Baby. Niente di buono. Ok, l'Anarchist Cookbook me lo sto conservando per il boss, perché capisco che può fare molti più danni al boss. Però visto che c'è una batteria,
ci siamo presi un danno. Era meglio se non facevo niente. Però non fa niente, andiamo avanti. Ok, qui mi serve una bomba perché c'è una roccia tinta. Appena la troviamo la utilizziamo. O al massimo ci giochiamo la Anki's Cookbook qui. Cosa che potremmo fare? No, però il gioco mi dà una bomba. E quindi io ringrazio. Cuore di fede. Stanza molto grande, con tanti nemici. E con un danno che aumenta grazie alla nostra precisione. Poi abbiamo sfoltito abbastanza le file nemiche. Ok. Due centesimi e una chiave. Qui servirebbe una bomba che noi non possiamo utilizzare. Andiamo giocando un centesimo così. Anarchist Cookbook subito. Tante bombe. Abbiamo fatto qualche danno. Sto boss è un po' più rompiscatole della normale cacca. Ok. Anche perché credo che questo mi faccia danno. Abbiamo un cuore e mezzo di fede ancora. A protezione del nostro patto. Ora uno. Però il boss sembra andato. Ok. L'unico problema è che non vediamo i power up che ci sono. C'è solo un power up da due cuori. Speriamo in qualcosa di buono. Judas Shadow. Che questa volta può tornarci utile, perché diventare Giuda non mi dispiacerebbe del tutto. Non sono intenzionato a fare questi trofei per forza con Isaac. Sono intenzionato a mostrarvi qualcosa di nuovo. Ok, qui non c'è niente. E quindi dobbiamo andare al piano successivo. Ok, andiamo alle caverne. Perfetto, stanza non difficile. Dobbiamo sempre prestare attenzione a tutto però. Una chiave mi torna utile. Qui me la sono rischiata e me la sto rischiando ancora in realtà. Purtroppo il campione ha vita infinita. Ok. Abbiamo già trovato il boss. Io ci vado anche. Dobbiamo usare l'Anarchist Cookbook. E infatti ha funzionato tantissimo. So che le bombe gli hanno fatto molto male. Siamo attenti qui a questo attacco. E va giù. Sintoil, altro danno. Danno più range. Questo combattendo contro il boss è andato fin troppo bene. Negozio lo lasciamo lì perché abbiamo solo 5 centesimi. Andiamo velocemente tutti. Ora mi sento abbastanza confidente con questo, con questa run, con la combo di power up che abbiamo trovato. Queste mosche, se io le faccio esplodere sui crateri, non fanno spanare i vermi poi, che sono abbastanza fastidiosi. Quindi, oh cazzo, sapevo che con quello gli prendevo dei danni. Stanza del power up, Cricket's Head, altro aumento di danno. Perfetto, sta andando fin troppo bene. Andiamo un attimo giù. Prendiamo questa bomba che non avevamo visto prima. Ora il danno è veramente ottimo. Cioè 18 con l'incremento del power up, senza 10 che comunque è molto. Un po' di attenzione qui, non voglio prenderci danno e infatti l'ho preso. Meno male che ne abbiamo preso uno soltanto. Ora però abbiamo un solo cuore, quindi già un campione può ucciderci. Abbiamo due stanze che richiedono chiave. Ah, questa è doppia. Ok, due. Mi sa che cambia tutti gli oggetti che sono a terra in questa stanza. Proviamo. Allora, una cassa dorata.
ci dà 3 centesimi. Poi, tuo Clubs che raddoppia le bombe e The Moon. Usiamo The Moon. Pillola. Ci rende più piccoli. Andiamo a recuperare tuo Clubs, che non ci conviene utilizzare adesso. E ora vi spiego il motivo. Perché tu o Clubs funziona così, raddoppia il numero di bombe. Ora, noi avendone una, lui ce ne dà due, quindi praticamente da uno ti passano a due. Però dove sta il giochetto? Che se noi non abbiamo nessuno e usiamo tuo Clubs, noi rimaniamo con zero bombe, ma ci dà due bombe, quindi c'è un guadagno maggiore. Arena, non me la faccio, anche perché non ho chiavi. Nella stanza lì non possiamo entrare, quindi ci andiamo a prendere tuo Clubs e andiamo via. Ci dirigiamo verso la stanza del boss. Perfetto. Caverne 2. Abbiamo un arcade in cui entriamo solo per vedere cosa c'è. Un'arena in cui penso il discorso sia lo stesso almeno per il momento. Queste facciamo esplodere insieme, di grazia. Ci serve vita. Ora ci serve vita, perché tra poco, ecco, un danno l'avrei preso, già lo sapevo. Non in questa stanza, magari in un'altra, però. Ora il prossimo danno ci ucciderà. Ci trasformeremo in Giuda, però. Vorrei resistere. Chiave. Andiamo giù. Perfetto. Ora, trasformandoci in Giuda, avremo un danno mostruoso. Abbiamo recuperato mezzo cuore. Stanza segreta. 3 centesimi. Dovevo usare il tuo club se prima di usare la bomba, però ormai non fa niente. Ecco, abbiamo preso un altro danno. Ci avviciniamo alla morte di nuovo. Alza la testa, perfetto, 5 centesimi. Andiamo giù, senza il power up. Qui ci sono troppi nemici, messi un po' alla capa di cazzo. Ci sono i grandi e i piccoli. Per fortuna siamo riusciti a ucciderli tutti, questo non ricordo cosa faccia. Controlla e dirci, ah ok, la linea indica dove andranno a finire le nostre lacrime. Perfetto. Stiamo resistendo, incredibilmente, con mezzo cuore. Andiamo nel negozio. Dove c'è Hive Mind? Allora, ci prendiamo questo cuore. Poi proviamo a prenderci questa tua Diamond, che andrà a doppia i soldi. E quindi prendo sia Starter Deck, che ci può portare due carte, sia Hive Mind, che nel caso in cui facciamo spawnare qualche mosca o qualche ragno ce le fa diventare più forti. Braccia tinta qui? No, di soldi c'è. Oggi ha deciso per il no. Ok. Perfetto. Vediamo se qui c'è qualche roccia. Un po'. C'è qualche roccia tinta? No, neanche qui. Quindi ci lanciamo nella sfida col boss, credo. Vai. Gatlings. Usiamo subito Death, perché così facciamo danno a tutti e riusciamo a portarli quasi alla fine della loro vita. E infatti poi non è stato un problema eliminarli tutti. Dinner che ci dà un HP up. Allora, negozio fatto, power up fatto, e andrei via. Visto che questo piano era molto grande e non voglio rischiare oltre. Patto con Satana non ci è stato dato, però non fa niente. Almeno ora abbiamo due curi. Ok. Senza il power up. Entriamo dentro, vediamo cosa c'è. Questo non lo prendo, perché mi rirolla tutte le statistiche. Questo lo prendiamo solo per farlo vedere. Poi rirolliamo anche questo. No. Usiamo una bomba. Ok, questo lo prendiamo. Attacchiamo come mostro, spariamo come mostro. Il tiro è caricato, però dovremmo fare veramente tanto male ora. Va bene.
come al solito il trucchetto è sempre lo stesso, cioè entrare con il colpo già caricato. Guarda che danno stupido che mi sono andato a prendere. Perfetto. Grid shottato. Come potete vedere, questo colpo non è per niente male. Ora possiamo usare il tuo club, sì? E ci guadagniamo due bombe. Rimane l'ultimo. Aspettiamo che finisca di sparare. Ok, Judas Dong. Dopo il primo patto con Satana che prendiamo con questo power up, il secondo dei successivi costano tutti un cuore. Ok, abbiamo preso un danno contro mostro 2 che è morto. Però abbiamo preso un cuore di fede e un altro HP up. Abbiamo preso il power up e andrei via. Volo questa volta perché non mi sento fiducioso nell'esplorare. Ok. Qua abbiamo preso un danno. Meglio però essere colpiti a contatto che dalle esplosioni, che ci causano un cuore intero di danno. Perfetto. Bible Track mi sembra che ci dia più possibilità di droppare cuori di fede, ma non lo ritengo necessario adesso. Stanza segreta non era qui. Questa stanza. Un po' di merda. Ok. Perfetto. Ce la siamo cavata. Ci prendiamo il cuore nero. Uccidiamo l'ultimo nemico e andiamo a vedere nel negozio cosa c'è. Cuore di fede, lo voglio. Ci serve una chiave per l'assenza del power up. Abbiamo il tempo per trovarla. Abbiamo trovato il boss nel frattempo. Boss che andremo ad affrontare. Credo proprio di sì. Ok. Ah no, era mamma, quindi ci siamo persi il power up. Purtroppo non pensavo fossimo già a questo punto. Colpa mia. Uccidiamo l'ultimo. Ok, abbiamo sbloccato qualcosa. Prendiamo la negative. Ok, prendiamo Ceremonial Robis. E prendiamo anche questo, che abbiamo sbloccato lo scorso episodio, però non so cosa faccia. Ci andiamo a fare questa stanza. La vedo tosta. Andiamo, proviamoci. Tanto dovremmo fare i buchi in petto a tutti, se non camminiamo sul veleno. Però facciamo tantissimo male. Devo stare più attento, anche perché non ho modo per recuperare la vita. Dobbiamo stare attenti anche alle reazioni che hanno i nostri nemici quando vengono colpiti, perché si spostano di tanto. The Fallen, tu devi morire in fretta. Ok. Ci diamo Duke of Flies. Poi la seconda parte di Steven, se si decide a morire. Ok. Blastocisti. Mi concentrerei prima su Dark One. Se è possibile, mi faresti il piacere di morire, ecco. No, questo danno è stato veramente troppo stupido. Seconda parte di Blastocisti. Ok, qui abbiamo il tizio di prima, che cercheremo di uccidere più rapidamente. Ci siamo riusciti. E poi il chiattoncello, che con due botte è morto. Questo sempre grazie alla nostra precisione, che ci aumenta il danno. Guerra. Muori. Non è ancora morto. Ora sì, però. C'è un'ultima parte del cavaliere.
se riuscissi a colpirla. Ecco qua. Il danno me lo devo prendere però. Perfetto. Andiamo avanti. Qui abbiamo Little Horn e Pin. Troppe, troppe gruppi. Non è facile, è vero, però potrei prestare un po' più di attenzione anche io. Quello me lo sono andato a cercare. Vediamo un po' di uccidere anche te, se mi fai la grazia di morire. Lì forse lo shottiamo. Non ne sono sicuro. Guarda come è riuscito ad evitare il mio colpo. Abbiamo tanta vita. Ora ce n'è rimasta veramente poca. Abbiamo 4 cuori. Non ricordo quanti boss devono ancora uscire. Solo che tu devi fare una brutta fine. Anche tu, possibilmente. C'erano le rocce che ti salvano. Ora non più. Ok. Gardlings. Gish. Gish è morto. Gardlings pure. E abbiamo sbloccato la testa di Isaac. In più ci prendiamo Arlecchin Baby come ricompensa. Andiamo nell'utero. Va bene. Ora dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo cercare di recuperare un po' di vita, visto che ne abbiamo persa anche troppa. Una raccia tinta. L'ho vista con la coda dell'occhio. Ecco. Non abbiamo chiavi, quindi non possiamo vedere nemmeno cosa c'era all'interno di quella cassa. Vieni qua. Ok. Che altro c'è? Oh cazzo. Entriamo un attimo in questa arena. Doppia cassa dorata. Una chiave mi sembra che l'abbiamo droppata, però me la conservo. Però ho visto un'altra cosa. Ho visto un'altra cosa lì. E voglio usare The Anarchist Cookbook, che però non mi fa arrivare nemmeno la bomba qui, dove c'era una roccia tinta. Speriamo di droppare una bomba allora. Eccola qui. Me le chiamo ormai. Due cuori di fede, perfetto. Cerchiamo di trovare velocemente questa stanza del boss. Danno stupido. Non era facilissimo da evitare però. Ok, un'altra chiave. Qui c'è Pin, credo. Shottato. Perfetto, siamo diventati 10 kg. Bomba. Qui facciamo un po' di attenzione. Forse sarebbe il caso. Anche perché un danno stupido l'abbiamo preso. Qui dobbiamo prendere solo il ritmo. E ce l'abbiamo fatta. Apriamo questa cassa che non mi dà niente di buono. E quindi il boss è dall'altra parte. Non sappiamo ancora dove ci sono altre 3 strade da seguire. Proviamo tramite questa, sperando che sia quella giusta. Ok. La torre funziona come il libro Anarchist of the Cookbook.
Ok. Stanza a destra, tanti nemici. Anche un danno. Magician fa sì che i nostri colpi seguano gli avversari. Ok, ce ne manca uno solo, forse non... Sì. Un'occhiata per di qui, c'è una roccia tinta. Proviamo ad arrivarci. Vediamo se una bomba viene messa qua, no. Niente da fare. Non siamo riusciti a distruggerla. Abbiamo trovato il boss. Pianista e freddo. Uccidiamo prima questi. Ecco perché poi si liberano. E su cazzo. Abbiamo ucciso il boss. La senda che è un altro HP up. Patto con Satana. Krampus. Devo stare attento ai fuochi. Infatti è la prima cosa che sto attaccando. Ora posso prendermela con Krampus. Con due botte va via. Ok, cuore nero non possiamo raccoglierlo. Però Lamp of Call sì. Che ci torna molto utile. Utero 2. Ok. Finisci di sparare e poi ti uccido. The Sun, ottima. Dov'è il boss? Stiamo andando nella direzione giusta. Non andrò a vedere nessun'altra stanza. Altra cassa. Una bomba. Mi abbia fatto comodo maggiormente prima. Schiviamo e attacchiamo. Tanti soldi. Siamo a 30 monete. Ok. Se non parlo ragazzi è perché sono molto concentrato. Sto cercando di fare il possibile per andare avanti. Anche se il gioco non mi sta dando tutti i mezzi. Ora qui c'è una roccia tinta. Proviamo ad aprire anche la stanza segreta. Un cuore di fede. Altri soldi. Un money cost power ora non diventerebbe una cosa stupida da raccogliere. Purtroppo sono queste le stanze che mi fottono. Ecco. It lives. Come vedete non togliamo pochissimo. Ok. Perfetto, ucciso. Danni non mi sembra di averne presi. Vediamo un po', Satana, patto con Satana, cosa c'è? Il gatto dalle 9 vite. No, non mi torna utile. Andiamo sopra questa volta. Dove l'altra volta non siamo andati. Potevamo andare di nuovo da Dash. Ma questa volta preferisco far vedere questo piano, che è la cattedrale. Se riusciamo ad arrivare alla fine del piano, vi mostrerò anche il boss. Ok. Loki, doppio Loki in realtà. Non abbiamo più cuori di fede, abbiamo solo cuori rossi. Purtroppo. Però possiamo ancora diventare Black Julia. Daddy Longless in questa stanza. Morto Daddy Longless. E andiamo avanti. Troveremo mai la strada giusta? No, perché anche questa è quella sbagliata. Qui c'è morte. E al prossimo colpo schiattiamo. Non ancora, perché mi vado a recuperare questo cuore. Doppio grid. Danno ce lo dobbiamo prendere anche il secondo. Siamo morti.
Black Judas, ora non abbiamo più cuori rossi. Facciamo più male. Però forse il Gatton dalle 9 vite non era una brutta idea. Ok, dobbiamo cercare di trovare qualche cuore di fede, qualche cuore nero, qualcosa. Batteria inutile, andiamo giù. Perfetto. Andiamo a destra. Una chiave la utilizziamo. Nella stanza lì non ci entriamo. Glattoni. Doppio glattoni. Doppia morte. Per lui ovviamente. Questi sono abbastanza bastardi. E infatti un colpo che non è neanche visto arrivare. Roccia tinta. Ah, ora vogliamo, non vi so dire perché. Proviamo a usare la nostra abilità. Purtroppo non ha sortito effetto. Qui tanti wrath. Potremmo droppare delle bombe, però dobbiamo non prendere danno. Facciamo esplodere le bombe, abbiamo trovato anche il boss in realtà. Ok, due bombe, perfetto. Usiamo una bomba, un cuore di fede. Abbiamo due cuori di fede per sconfiggere il boss. Useremo subito il Magician, il boss è Isaac. Io so affrontarlo, ovviamente. Però non bisogna saperlo affrontare oggi, perché l'abbiamo distrutto, signori. E quindi anche questa run è finita. Abbiamo sbloccato un'altra possibile via da seguire. L'altra volta abbiamo visto, la prima volta abbiamo visto The Wraith, la seconda volta Dash, e oggi abbiamo visto la cattedrale. Quindi ragazzi, anche per questo episodio è tutto. Abbiamo sbloccato la ghigliottina. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.